Questo è il cuore della città di Cento. Siamo in piazza del Guercino, dove si affaccia il comune, dove si affaccia il palazzo del governatore. Qui si svolgono le manifestazioni più importanti della città. Qui parte e arriva il Gran Premio Donna Elite, organizzato dall'associazione sportiva Rima con la supervisione di Ivano Manservisi. Adriano Amici è di casa ormai a Cento perché è il luogo di partenza del Giro dell'Emilia da anni. È qui anche per questa manifestazione femminile. Perché? Quest'anno il sesto anno sarà per il Giro dell'Emilia. Ma perché? Perché l'amicizia con il Carnevale di Cento, ma in particolare con Ivano Manservisi, ormai è secolare, è un amico da tanti anni al di là del Giro dell'Emilia. E come tradizione io non posso mancare alla partenza di questa corsa. Dico la partenza perché poi ho degli appuntamenti in serata, pertanto io farò soltanto la partenza. Il mese di settembre sarà un mese molto impegnativo, al di là della due giorni marchigiana che viene l'8 e il 9 agosto, ma ci sarà un mese di settembre molto impegnativo con Misano, il Cimurri il 30 settembre, Misano il 16, poi il gran finale del Giro dell'Emilia il 7 ottobre, che partirà appunto da qui per la sesta volta, e il Gran Premio Beghelli del giorno dopo. Giorgia Bronzini è il numero uno, perché? Perché la mia squadra si è iscritta per prima. Ah, non è una previsione per te, no? Vabbè, dai, speriamo. Questa gara qua è sempre un po' strana, si cercherà comunque di tenere la gara chiusa, però un arrivo in volata e tenteremo di dare il meglio. Sicuramente mi impegnerò per aiutare qualche compagna di squadra che magari è più veloce di me e quindi si adatta più al percorso, anche perché durante l'anno ho ricevuto tanto aiuto dalle mie compagne, quindi è anche giusto che ripaghi. I pronostici dello speaker degli sportivi sono per Vera Carrara di questa corsa? Ma non penso proprio, abbiamo al via la campionessa del mondo, la Regina Slyker, che è una velocista, poi c'è Bronzini, Cucinotta, Gilmore, che sono ottime velociste, almeno che non ci sia il colpo di mano da arrivare in un gruppetto ristretto, altrimenti diventa veramente dura per me. Ma le mani ce le mettiamo anche i piedi, no, per fare questo colpo? Beh, quello ovviamente, iniziamo. Siamo con gli assessori allo sport del comune di Cento, del comune di Pieve di Cento e l'assessore alla cultura del comune di Cento. Siamo nella città del Guercino, ai piedi di questa bellissima statua, e Cento è una città d'arte ma anche di sport, visto questo gran premio che ha 10 anni di vita e visto che il Giro dell'Emilia ormai da 6 anni parte da questa città. Perché credete in queste manifestazioni? Crediamo nelle manifestazioni come questa perché ci permettono di dare alla nostra città una visibilità che merita. Crediamo in queste manifestazioni perché crediamo nello sport come ambiente per i giovani, per una crescita in ambiente sano. E lo sport è vita per una città, in tutte le età, i giovani per crescere, gli adulti per mantenersi sani, quindi tutto l'impegno che potremo dare allo sport lo daremo. Si parte da Cento, però questa corsa attraversa anche il vicino comune Pieve di Cento. È un anello naturale, diciamo, che passa fra le due piazze, usufruendo dei due ponti che ci collegano. Sono due province diverse, ma ci sentiamo molto vicini perché abbiamo, diciamo, la stessa matrice, e quindi vogliamo sempre che Pieve di Cento e Cento si accomunino, oltre che nello sport, anche nelle altre cose. Questo ce lo auspichiamo anche per il futuro. La Luperini chiedeva una salita, cosa le possiamo rispondere? Il massimo della salita sono i nostri due ponti, e il ponte vecchio è la asperità più grande che abbiamo, siamo in pianura e quindi queste sono le nostre asperità. Comunque è abbastanza dura fatta in bicicletta per noi, per la Luperini invece non credo. Dallo sport alla cultura, siamo in una piazza famosa dove adesso ha preso posto anche il Guercino, che è il personaggio più famoso di Cento. Come si concilia lo sport con la cultura, assessore? Beh, è importante perché è veicolo d'immagine, veicolo di promozione anche turistica, un aspetto sul quale l'amministrazione comunale sia di Cento che di Pieve di Cento vogliono contare, e quindi è fondamentale che il simbolo, diciamo così, della città di Cento, il Guercino, sia nume tutelare anche di questa manifestazione sportiva. Il via alle 107 concorrenti
altre in rappresentanza di 13 squadre da Piazza del Guercino. La bandierina del via affidata alle mani dell'assessore allo sport del Comune di Cento Rossella Giannoni e il suo collega del Comune di Pieve di Cento, dottor Marco Campanini. Infatti Cento e Pieve di Cento sono i comuni, questa intanto è la Rocca di Cento, mitica Rocca di Cento, bellissimo monumento, e questa invece è Vera Carrara che sta conducendo il gruppo in queste prime fasi. 107 partenti, 13 squadre, qui siamo a 12 giri dal termine, primo traguardo volante vinto dalla Diana Ziliute, che precede il gruppo in fila indiana in corso del Guercino. Questo invece è un passaggio sul comune in mezzo all'abitato del comune di Pieve di Cento, e il circuito sono 7 km e 500 metri che attraversa Cento e il comune di Cento. Tutta pianura ovviamente, questa è la coda del gruppo, in coda al gruppo la Luperini, che ovviamente non è terreno per i suoi denti, e qui c'è un altro passaggio, il secondo traguardo volante sulla linea d'arrivo a Cento di questo Gran Premio, transita per prima Luisa Tamanini della Safi Pasta Zara, e questa diciamo è la fuga più interessante. C'erano state delle scaramucce, però si mettono d'accordo la Tamanini, che appunto è passata per prima sul traguardo, con Francesca Castrucci, Katia Lunghin, Vera Carrara e Kate Nichols, 4 italiane e una australiana. Siamo a 3-4 giri dal termine, ecco la numero 45, la Katia Lunghin, riceve le disposizioni dal suo direttore sportivo. Qui siamo a Pieve di Cento, sono bellissime queste porte rimaste, queste porte medievali rimaste intatte e perfettamente conservate, a testimoniare l'importanza avuta da questi due comuni limitrofi, confinanti, in epoche passate. Sono importanti anche adesso, perché sono importanti per lo sport, per la cultura, per quello che offrono al panorama culturale e sportivo non soltanto dell'Emilia-Romagna ma dell'Italia. Cento è patria del Guercino, importantissimo pittore. Cento è la patria del Carnevale d'Europa, il carnevale più importante d'Europa, dove vengono ballerine, vengono personaggi dal Carnevale di Rio, quindi rinomatissimo anche per il carnevale e non soltanto per la cultura, questo centro del Ferrarese. Occhi Mio della Nobili Rubinetterie conduce il gruppo proprio in Piazza del Guercino. Questo è uno dei passaggi che avvengono prima dei tre giri finali. Intanto in testa ci sono sempre la numero 18, Tamanini, la Castrucci, la Lunghin, la Vera Carrara e la Kate Nichols. Adesso vediamo come si sviluppa la gara. 2, 4, 5, ancora sono sempre loro in testa. Questa è la salita più importante, insomma è il cavalcavia sul Reno, ma il gruppo è vicino il gruppo, ed è condotto dalla Pucciskaite della Nobili Rubinetterie. La Pucciskaite è impegnatissima, non è il suo terreno, ma è stata anche vincitrice di uno dei precedenti Gran Premi. Altre vincitrici sono la Simona Parente, la Greta Zocca, la Rochelle Gilmore, la Regina Schleicher, la Nicole Brandley e la Zinaida Staruskaya nel 2005. Qui c'è il ricongiungimento effettuato dalla Pucciskaite sulla fuga, quindi gruppo compatto per affrontare il nono passaggio sulla linea d'arrivo. Sono le ragazze della Chirio Forno d'Asolo e la Vera Carrara in particolare a condurre il gruppo, ad animare la corsa. Siamo ancora in corso Guercino, il pubblico, malgrado la temperatura elevata, è notevole ad assistere a questo tradizionale appuntamento del ciclismo femminile a Cento. Questo è il traguardo volante a Pieve di Cento invece.
le spettatrici in bicicletta, perché qui è la patria delle biciclette, è tutta pianura, quindi la gente si sposta volentieri in bicicletta anche per darsi un po' di frescura, perché qui il caldo è veramente notevole, e anche in occasione di questa manifestazione. Siamo vicino al Palazzetto dello Sport di Cento, la Rocca di Cento, e qui è la fuga al terz'ultimo giro. Sono cambiate le carte in tavolo, questa è la Loan, l'australiana, e con lei c'è la Wood, la Visoka e la Andreasson. Questo è il gruppetto delle quattro che attualmente sono in testa alla corsa a tre giri dal termine. Conduce la Loane, che è il numero 28, seguita dalla Wood con il 48, poi la Visoka, la Andreasson e si è aggiunta anche la Miko Oki della Nobili Rubinetterie Minichini. Quindi le quattro che erano in fuga a tre giri dal termine si sono si è aggiunta alle quattro, si è aggiunta l'amico Occhi, e questo è il gruppo che non insegue con tanto impegno, almeno fino a questo momento. Sono a comandare le ragazze della Chirio Forno d'Asolo, qui c'è un momento di stasi nel gruppo, c'è un attimo di riflessione, la Ziliute sta controllando la situazione da metà gruppo, quindi è tutto tranquillo, tutto calmo, almeno per il momento. Vediamo che cosa ci riserva il penultimo giro e poi l'arrivo sul traguardo dopo il quindicesimo passaggio. 15 sono i giri di questo circuito, che comprende un percorso pianeggiante che unisce le città e i comuni di Cento e di Pieve di Cento. Qui siamo alle spalle dello stadio di Cento, a poco dal traguardo, a poco dal suono della campana dell'ultimo giro. Questa è la numero 23, la Visoka, e questa è la Oki, la giapponese Oki della Nobili Rubinetterie, che ha impresso un'andatura notevole al gruppo, poi ha staccato il gruppo e si è riportata sulle quattro fuggitive che erano andate via a tre giri dal termine. Il vantaggio in prossimità dell'ultimo giro è di 18 secondi, ma ha sfiorato il minuto e 10 al penultimo giro, al passaggio sul traguardo intermedio, sul traguardo del traguardo volante di Pieve di Cento, ha sfiorato il minuto e 10. Sembrava cosa fatta, invece adesso qui il gruppo è molto vicino, si è avvicinato, e ora vediamo quello che riserva la corsa a queste ragazze che sono in fuga. Ed eccolo, il gruppo si è accelerato, la sua andatura si è accelerata, anzi si è diviso in due tronconi, in testa la Bianchi Aliverti e la Chirio Forno d'Asolo, ecco ancora Vera Carrara che cerca di imprimere una velocità superiore al gruppo per vedere di ricongiungersi con le fuggitive. Vediamo che cosa succede, la strada è completamente pianeggiante, completamente libera, già le ombre della sera si affacciano sulla corsa, siamo partiti alle 16:30 perché il caldo prima era impossibile da sopportare e quindi gli organizzatori hanno ritardato la partenza. Due chilometri all'arrivo, due chilometri all'arrivo, questo è l'ultimo chilometro. Ecco, qui le nostre motociclette, il nostro operatore ha dovuto abbandonare la corsa perché la strada era pericolosa, è la Wood che cerca di mettersi in evidenza, queste sono le telecamere fisse, ma abbiamo visto che il gruppo si è ricomposto e il gruppo compatto sta affrontando la volata. E è in testa la campionessa del mondo, la Slyker, seconda la Diana Ziliute e terza la Katia Longhin.
Maroma Servizia, decima edizione, 22, la campionessa del mondo prima 100, che significa questo? Cioè, significa che effettivamente questa, come io vado a dire, e i tecnici che continuano a ripetere, che questa è una delle più grandi e prestigiose gare in linea ciclismo femminile al mondo. Quindi anche l'ordine d'arrivo di oggi, prima Schleicher, secondo Sigliute, terza Longhin, credo che sia il massimo oggi che c'è al mondo. È stata una bella cosa, tanti attacchi, tante fughe, una bella cosa, abbastanza veloce. Regina è sicuramente un osso duro, una tra le più forti in assoluto, per cui qui in volata risultava sicuramente ardua l'impresa. Ho cercato di giocare d'anticipo portando fuori una fuga prima di metà corsa, visto che 100 è un arrivo che si presta a molteplici soluzioni. Ho cercato prima quella, però purtroppo non abbiamo avuto fortuna nonostante la fuga fosse assortita. Poi nel finale, insomma, è andata come è andata, ho cercato comunque di giocare le mie carte allo sprint, però purtroppo bisogna rendere onore al merito, quindi giù il cappello di fronte a chi si dimostra più forte. È un successo abbracciare questa bimba alla fine di una fatica così? Ma abbracciare le bimba è sempre un successo dopo la gara, dopo un'ora di assenza, se un semplice andare a fare la spesa, dopo un attimo che non le vedo, è sempre un successo. Come è andato il finale di corsa? Molta fatica per arrivare sulle fuggitive? È stata una volata e come sempre nella volata c'è qualcosa che magari va bene per qualcuno, va male per qualcuno. Io sono partita troppo tardi e poi ho dovuto rientrare, perciò è stato un po' il mio errore. Peter Pan, non hai vinto, però hai partecipato. No, sì, è giusto partecipare, è morale alto, è giusto che vincano le velociste, questa corsa è data a loro, anche se un'edizione sono riuscita a vincere anch'io, perciò si può andare anche in fuga in questa corsa, che è abbastanza difficile, perché sembra pianura, ma alla fine anche quel strappetto si fa sentire, soprattutto con il caldo. E ciò che riguarda me, niente, sono veramente contenta perché ho sentito un grande entusiasmo e ho ricevuto tantissimi complimenti sinceri, e questa cosa che mi ha fatto tanto piacere.